Finalmente abbiamo visto Elden Ring, con un trailer che ha rivelato più gameplay di quanto ci aspettassimo. Ecco tutto quello che abbiamo scoperto analizzando nel dettaglio il trailer del Summer Game Fest. Partiamo dagli elementi più evidenti, la struttura delle mappe e la cavalcatura. Elden Ring sembra offrire una sorta di grosso cervo come compagno animale del proprio alter ego. Da quanto visto, non si tratta solo di un mezzo rapido per spostarsi, ma anche di un quadrupede estremamente agile, capace di balzare in modo aggraziato per la mappa. Qui va presa in considerazione la prima caratteristica importante, ovvero la presenza di un open world, apparentemente più vicino a quello di Sekiro che ai Dark Souls. Molte delle ambientazioni viste nei trailer sono pianure estese e liberamente esplorabili a piedi o a cavallo. È quindi probabile che Elden Ring presenterà un level design misto, con aree più chiuse e strutturate, affiancate a zone più semplici e grandi. Dovrebbe comunque mantenere la filosofia delle mappe interconnesse. Vi sarà addirittura un meteo dinamico, ma non è chiaro se avrà o meno influenze sul giocato. Una scena in cui l'Elk viene scagliato in aria da una sorta di piattaforma magica e la presenza di formazioni montuose e scalabili suggeriscono una buona verticalità. Sarà interessante vedere se From Software riuscirà a mantenere la qualità nella creazione di mappe e luoghi iconici che l'ha sempre contraddistinta, anche in un gioco più libero e ambizioso come questo. Potremmo essere davanti a un gioco con mappe esplorabili senza limitazioni. Tutti i Souls offrono una certa apertura iniziale, ma qui la situazione potrebbe essere più vicina a Demon's Souls che ai suoi eredi. L'albero della vita che compare a inizio trailer, dopo tutto, sembra essere una sorta di centro nevralgico del mondo di gioco. Le voci parlano poi di Boss Lord a capo dei vari territori visitabili in ordine sparso. Proprio i boss sembrano essere molto diversificati. Alcuni dei nemici presentano set di mosse riconoscibili, ma è bello vedere anche bestie enormi come un drago e un gigante metallico in mezzo alle classiche battaglie contro grossi umanoidi. A questo proposito, ci piacerebbe vedere qualcosa di più elaborato per quanto riguarda i nemici enormi stavolta, e non scontri che costringono a usare specifici espedienti per essere superati. Piccola curiosità, i vari boss sono ripresi dal teaser trailer originale e restituiscono un senso di potenza impressionante. Il fattore più interessante di tutti, però, è il gameplay, e qui di novità se ne sono viste davvero tante. La presenza di magia e di scontri all'arma bianca, con alcuni graditi ritorni quali le fruste e gli artigli, sembrano confermare build variabili ed elementi GDR. Tuttavia, Elden Ring offre anche combattimenti sulla propria cavalcatura, che siamo curiosi di vedere in azione contro certi boss. Nel filmato si nota anche la presenza di una manovra di salto, con tanto di attacco in balzo estremamente spettacolare, e di abilità speciali che ricordano versioni potenziate delle arti di Dark Souls 3 legate alle armi. Mosse che sembrano più potenti e significative del solito. Forse non saranno poteri legati alle armi usate, bensì tecniche ottenibili eliminando i boss. Il numero di nemici imponenti visti nei trailer rende tutto questo molto probabile, anche se non è ancora confermato. Qualche secondo del trailer conferma anche la presenza dello stealth, in una versione più classica e diversa da quella di Sekiro. La sua utilità andrà definita, ma non escludiamo la possibilità di creare un personaggio assassino, capace di superare alcuni ostacoli preoccupanti attraverso uccisioni veloci. Pare comunque più probabile che si tratti di una meccanica extra e non di uno stile di gioco a parte. Sembrano confermate anche la cooperativa, con tanto di spiriti evocati di colore blu e la presenza di personaggi non giocanti con cui interagire per portare avanti la parte narrativa. I rumor parlano di una caratterizzazione più approfondita per questi comprimari, capaci di influenzare in negativo o in positivo l'avventura in base alle loro azioni. Infine, la data di uscita. Elden Ring arriverà il 21 gennaio 2022 su PC, PlayStation e Xbox. Ci sono ancora molti dubbi sull'opera di From, ma il trailer è stato chiaro su un elemento. Elden Ring è concepito come un'evoluzione dei Souls, capace di coniugare quanto di buono fatto dalla software house nipponica negli ultimi anni. Questo basta e avanza per farci avere aspettative enormi, anche se c'è ancora tantissimo da scoprire. Vedremo se alla casa di Miyazaki riuscirà davvero l'ennesimo colpaccio. Per ora siamo già contenti di aver finalmente visto Elden Ring in azione. Voi cosa ne pensate di questo primo assaggio di Elden Ring? E quali sono gli elementi che vi hanno colpito di più? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto. E se avete trovato questo video interessante, lasciate un bel mi piace per sostenere il nostro lavoro. Ne volete altri? Allora iscrivetevi al canale cliccando sulla campanellina per non perdervi nessuno dei nostri contenuti. Qui accanto trovate alcuni suggerimenti che possono interessarvi. Grazie per aver guardato fino alla fine.